L'arrivo del nuovo set, in questo caso l'Ede, è sempre accompagnato da un sacco di gente che chiede a Mate Game: secondo te quanto costerà questa carta? Quanto arriverà? Meglio comprare adesso? Eccetera, eccetera, eccetera. Il Tegame è qui per rispondere ai vostri quesiti. Hello guys e bentornati in questo nuovo video. Siamo qui con la lista completa delle secret, delle ultra rare di Lede e andiamo proprio a vedere il valore che secondo me raggiungeranno queste carte dopo una o due settimane all'uscita, in modo da fare le nostre valutazioni prima di acquistarle in pre-order. Iniziamo con le carte Shining Sarcophagus, che ha tipo 4 Secret e 3 Ultra, quindi si prende la maggior parte degli slot high rarity del set. È un archetipo che secondo me non è un granché, anche i nuovi supporti non mi ispirano più tanto, quindi e soprattutto la presenza di tutte queste Secret e Ultra vuol dire che il core del deck comunque ci avrà un certo costo e quindi probabilmente tutte le carte secondo me varranno poco. Quindi Gandora, probabilmente una monoper in questo deck, Secret sarà, potrebbe essere la Secret da un euro del set, quella che non volete sbustare. Silent Magician Zero, questo già un pochino più carino, è il neghetto del mazzo, anche questo Secret, potrebbe rimanere sui 5 euro a copia. C'è da considerare il fattore non solo il potenziale del deck a livello di meta, che secondo me è bassissimo, ma anche il potenziale nostalgia. C'è gente, ragazzi, che gioca a questo gioco per divertirsi. Pensate un po', che colleziona magari le carte Silent Magician, che gli piacciono le art, vuole mettersi magari solo nel raccoglitore, quindi 5 euro a copia per questa Secret ci può stare. C'è in Sarcophagus, obbligatorio 3x, anche questa potrebbe essere una Secret da sui 5 euro a copia, vi ripeto. Gente che gioca for fun esiste, puoi giocarci for fun, puoi fare robe strane, puoi fare i tuoi format in cui giochi solo roba Silent Magician, Mago Nero, che ne so. Future Silence, anche questa 3x, anche questa potrebbe essere una Secret da 5 euro, comunque vi ripeto, queste vi dico massimo 5 euro, potrebbe essere dal 5 euro in giù. Silent Swordsman Zero, ultra rara, questa essendo una ultra meno di 2 euro secondo me. Gadget Trio, questa 3x, anche qui starà sui meno di 2 euro, vi dico, per tutte queste ultra. Son deck for fun. Ties That Bind, anche questo probabilmente un 3x che vi porta deck gli altri pezzi, anche questo sul paio di euro, 2 euro in giù. Ragnaraika, ecco, questo è un pochino più interessante. L'archetipo puro in sé, secondo me, manca un po' di sostanza. Ha solo 2 starter, quindi 6 starter nel deck in pratica, tutti e due in 3x. E la combo che fa non è eccezionale. Rompe 2, questa carta è eccezionale. Però rompe 2, non fa granché, però ha potenziale come deck. I nuovi supporti non risolvono i problemi all'archetipo, però questo deck, pur non essendo un granché puro, è un ottimo engine da giocare nei mazzi pianta per adesso. Rick è quello che lo sfrutta meglio, questo deck, lo può utilizzare come altro starter, quindi ha potenziale. Il resto del set, come vedete, le altre Secret, 4 Secret, sono state prese ai Shining Sarcophagus e sono Secret con una value molto bassa, secondo me. Almeno 10-15 euro ce li vedo per il Ragnaraika Devil Seed. Quindi dai 10 ai 15 per questa Secret, che comunque ha potenziale, esce un nuovo mazzo domani. Insetto, rettilo, pianta, forte, questo lo devi giocare, questo engine devi giocare. Ragnaraika Bloom, anche questo prezzo simile al Level Seed, ma è un pochino più basso. Anche questa Secret, sempre sui 10-15 euro. Il Link, Ragnaraika Stag Sovereign, che è il boss monster, con la vostra combo arrivate a settare una trappola che rompe 1, e questo qui che rompe 2 mostri sul terreno se l'avversario è evocato deck o extra deck, che è buono, però un imperma è già tolto un'interruzione. Ultra rara, 1 euro probabilmente, ultra rara monoper in un archetipo che probabilmente non vedremo, e non penso questa carta, oddio, questa carta potremmo vedere in realtà giocata in Rick, alla fine 2 insetti pianta e rettile. Il Ricca lo potresti fare, ci potrebbe anche stare, però un euro è comunque una ultra. Tempai Dragon Pydra, super rara. Qui c'è da parlare di Tempai Dragon. Tempai Dragon è uscito tutto in rarità bassissima, tutte common, ha 2 super, Pydra e il Synchro 10. Synchro 10 è una monoper, potresti giocarlo 2x, ma
Quindi ve lo tireranno dietro. Sarà una carta da centesimi. Il Pydra è l'unica carta foil, foil in assoluto. Non ci sono ultra, non c'è secret, in 3x. Quindi, pur essendo una super, potrebbe arrivare a costare cifre interessanti. Vi dico minimo 5 euro per il Pydra. E potrebbe arrivare anche a 10-15 euro a copia se il deck performa. Quindi è una carta, secondo me, da prendere il prima possibile se la trovate su attorno ai 5 euro. Perché anche se il deck comunque non performa in modo eccezionale, potrebbe essere magari il nuovo Flander, ok? Comunque un deck super budget, che può giocare tantissima non-engine. Un deck che puoi giocare in qualsiasi, quasi qualsiasi format, secondo me. Quindi il Tempai Dragon, stateci attenti al Pydra e prendetelo, perché potrebbe arrivare a cifre davvero importanti se inizia a performare il deck. Lightsworn, Dragonling, nuovo supporto Lightsworn, ce ne sono due, questo è il sincro, tutte e due ultra rare. Questo è un 3x, il mazzo fedele a luce non penso abbia un grosso futuro, però sono sicuro che anche con l'uscita del reprint dello structure, con l'uscita della reprint di Luce da Distruzione, ci saranno dei fan del Fedele alla Luce che vorranno giocare questo deck. E in più questa carta può essere anche giocata in tanti pile deck, perché è praticamente un Xyz rango 4 a caso. Quindi vi dico, nonostante sia una ultra, una decina di euro a copia per il potenziale nostalgia, per il fatto che spingono molto i fedeli con queste nuove reprint, cioè sì, queste reprint di vecchi set eccetera. Quindi magari una decina di euro a copia ci potrebbe stare per il Dragonling, quindi occhio al Dragonling. Minerva, ultra, monoper, anche questa molto forte, infedele, però questa un po' meno splashabile. La giochi anche in tier, per carità, assieme al Dragonling, quindi vedremo vari pile deck che giocano questa engine. Vi dico, 3-4 euro ci può stare, Waifu Tax ci potrebbe stare. Nightmare Throne, unica foil, supporto foil ultra, diciamo dall'ultra in su, per Yubel molto forte come carta, fa fare uno step up a Yubel enorme, e tra l'altro è una carta che puoi giocare in qualsiasi deck che vuole tutorare demone con zero attacco e difesa, quindi per esempio DDD mi viene in mente, molto 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 forte come carta, è una ultra 3x assoluta, la giochi in 4x addirittura, perché ci giochi pure Terraforming. Vi dico che secondo me potrebbe stare sopra 10 euro sicuro, anche 15 euro, essendo praticamente un mazzo lorari di Yubel, perché hai solo la fusione, che tra l'altro verrà giocata in 1x, e poi 3 Nightmare Throne. Quindi 10-15 euro ci potrebbe stare, anche perché il resto, ragazzi, del set è veramente... Cioè, c'hai 4 Secret che secondo me varranno davvero davvero poco. 4 Secret e 3 Ultra almeno che valgono davvero davvero poco, che è la roba Shining Sarcophagus. Quindi secondo me molto della value del set potrebbe andare qui. Almeno 10, anche 15 è possibile. Nightmare Apprentice, ecco, questa è una secret interessante, nuovo supporto Illusion. Illusion non ha fatto granché in OGG, però le carte Chimera sono carine. Questa è un ottimo starter, potrebbe essere soprattutto l'inizio per Illusion per giocare senza prendere Fusion. Quindi è molto molto forte come carta, però Illusion non sappiamo che combinerà. Vi dico almeno 25 euro a copia ci può stare per questa carta, anche solo per il potenziale che ha. Sarà una carta ovviamente obbligatoria in qualsiasi deck Illusion, e potrebbero stampare domani l'archetipo Illusion Broken e la deve giocare in 3x. Quindi molti secondo me se la terranno, io personalmente se la trovassi me la terrei. 25 euro a copia ci può stare, ma potrebbe stare anche di più. Diabelse Origins Innkeeper, anche questa non searchable, Wanted, sinergizza con Wanted, ma soprattutto è Illusion, quindi la puoi evocare un po' a buffo con Chimera. E carina, è praticamente una win assicurata contro qualsiasi deck runic, però è una monopair. Nonostante sia secret, vi dico sui 5 euro a copia. Centurion Auxilia, sincro, Centurion rottissimo. Centurion ha questa come supporto e poi un'altra, una ultra. È una secret che potrebbe essere giocata in 1 o 2x in Centurion. Legati è meglio con Second. Giochi o due di questi e una legatia, o 1 e 2, oppure 1 e 1 potresti giocare anche in realtà.
Penso sotto i 10 euro comunque come carta. È una secret, però è sotto i 10 euro. Di solito queste le sparano in pre-order sulla ventina, ma poi tendono a scendere parecchio. Quindi sotto i 10 euro. Wake Up Centurion, Ultra, Monopair, un paio di euro. Un paio di euro per questa carta. È una Monopair. Gold Pride Eradicator, Ultra, carino. Nuovo sincro Gold Pride, però Gold Pride lo giocano in pochi. Un eurino magari per questa. Ci potrebbe stare magari un paio di euro, ma più di quello la vedo dura. Snake Eye Diabelstar. Ok, questa è un po' interessante. Searchabile da Wanted soprattutto. La vediamo in OCG splashata in qualche deck. Snake Eye ce la infilano. Potrebbe essere simpatica. Non so se verrà giocata. La vedo un po' come... potrebbe essere sotto i 5 euro. Dai, mettiamola sotto i 5 euro come carta. Perché comunque Snake Eye sarà uno dei deck più giocati. Quindi questo è simpatica e carina. Saffira, nuovo supporto dei Voiceless Voice, ultra rara. Secondo me non c'è spazio per giocarla. Non è brutta come carta, ma preferisco giocare il terzo Sauravis se devo giocare questa carta, personalmente. L'altro Skull Guardian sta a 3 euro a copia. Questo qui, meno di 1 euro per Saffira, mi dispiace. La carta che volete è Blessing of the Voiceless Voice ed è una super monopair, probabilmente. Non costerà niente. Veidos, la nuova fusione... accompagnata da un sacco di supporti Vedus, purtroppo quasi tutte carte mediocri. Ragazzi, sta fusione, puoi fare super poli con i mostri d'avversario, sì, ma non puoi utilizzare come materiale, per esempio, i Link o gli Xyz. Non riesco a vedere un futuro in cui Vedus diventi un buon archetipo, però ci sono molti fan, perché non si può negare, perché se no Vedus non stava a 25-30 euro a copia. Vi dico 4 euro, anche qui... Non è l'unica ultra di questo set di Veidos. Non perché secondo me il deck possa fare bene, ma perché c'è gente che vuole giocarlo. Gli piacciono le art, lo vuole giocare, si diverte. Dico 3-4 euro per questa carta, ma non mi piace. Settrice Valmonica, 3 per in Valmonica, ultra rara. Anche questa come la fusione di Veidos. È un ultra 3 per, il resto del deck costa poco. Io vi dico 3-4 euro a copia ci potrebbe stare per questa. Ottimo starter, 3 per obbligatorio, però non conosco molti Valmonica player. Ecco. Varudas, The Final Bringer of the End of Time. Sei sicuro la carta generica più forte di questo set, nello slot delle secret? Il problema è che ci sono pochi archetipi. Rango che fanno livelli 10. C'è Jubel, c'è... che è uscito il Nemleria, magari... però è una carta con molto molto potenziale, Omnigate, molto forte con Second. È una secret, vi dico, anche se è una monopair probabilmente, 15-20 euro a copia ci potrebbe stare, più per il potenziale futuro, perché se esce un archetipo che fa ranghi 10, forte, questo è obbligatorio. Poi ci saranno di sicuro tanti deck rogue, non mi vengono in mente, che la giocano. Io vi dico, sulla ventina di euro, secondo me, per questa qui ci può stare, anche se è un pochino... specifica per il momento, perché pochi deck se la posso permettere, parliamoci chiaro. Metalronius, una super, pensavo questa la facessero secret, sinceramente. Molto 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 forte come carta Queen Second, la potremmo vedere anche giocata, secondo me, nel prossimo format. Molto forte in un meta in cui ci sono vari mirror. Carina. In pratica vi porta, scegliete un bersaglio mostro dell'avversario e portate da deck un mostro che ha due o più delle stesse caratteristiche tra tipo, attributo e attacco dal deck o extra deck, gli negate gli effetti del vostro mostro che evocate e poi negate anche gli effetti del mostro scelto come bersaglio. Se poi due mostri hanno lo stesso nome, li potete anche bandire face down. E l'avversario non può attivare gli effetti del mostro targettato in risposta all'attivazione di questa carta, quindi praticamente gli fermate il mostro, che è una roba enorme. Non può nemmeno rispondere. È carina, potete portare da deck, per esempio, Garunix, il vostro Garunix negando il suo. Io vi dico che secondo me è una super da un paio di euro a copia, anche tre, un po' come la Morganite. Tenetela d'occhio questa carta, prendetela. E poi c'è Vulburial, The Dragon Undertaker, che è una ultra a caso, che
non fa niente, veramente veramente brutta. Vi dico un eurino a copia per questa. E questo è quanto, ragazzi. Mi raccomando, se volete preordinare l'Ede oppure un case di Tin, dei Tin di quest'anno, che escono a settembre, mi raccomando, utilizzate il link in descrizione, codice sconto N5. Mi raccomando, sbrigatevi, perché l'offerta in genere dura solo fino a venerdì, quindi fino a stasera in pratica. E spero il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, ditemi nei commenti se siete d'accordo con questi price prediction. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.